Mi occupo di UI design da molti anni e ho avuto occasione di collaborare con diverse società e cantieri navali, sia italiani che stranieri. Lo UI design è entrato a far parte del mio lavoro fin dalla tesi di laurea in architettura all'Università di Firenze, anni in cui la nautica era ancora un settore non così popolare come lo è adesso. Da quel momento immaginare e disegnare yacht è sempre stata la parte principale della mia attività di architetto e designer. Fin dai primi anni di lavoro sono stato affascinato e attratto da un particolare tipo di yacht, quelli che oggi sono comunemente chiamati Explorer, ma che allora erano conosciuti come Expedition Yacht. Il primo lo avevo disegnato nel 2005. Ancora oggi è un concept che ritengo quantomeno significativo per quella fase. Il design nautico è in continua trasformazione, grazie a nuove idee, materiali, ingegneria e cantieri navali all'avanguardia, capaci di realizzare forme sempre più complesse. Il rispetto dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile, i nuovi modelli di produzione sono tematiche che probabilmente diventeranno linee guida per il futuro di tutti i nuovi progetti. L'evoluzione del design è data innanzitutto dalla forma in cui cambia la nostra prospettiva, cioè da un comportamento diverso nel modo di percepire le cose col passare del tempo. Ogni processo creativo ha un preciso punto di partenza e si identifica in una prima traccia, in qualcosa che scatta improvvisamente nella testa e che poi si materializza con lo sviluppo del progetto stesso. Non esiste nulla di così affascinante come dare forma a una propria idea, e questo concetto è valido per qualsiasi attività di cui si parli. Il mare è uno degli elementi dominanti del mio genius loci, dove sono nato e cresciuto. Durante l'inverno è uno scenario isolato, anche fonte di ispirazione che invita a riflettere e a ricordare. Concept che ho realizzato, il 55 metri Maverick progettato per Rossi Navi ha per me un'importanza molto particolare, perché è stato il primo progetto che ho presentato insieme a uno dei cantieri più importanti del panorama nautico internazionale. Ogni progetto che immaginiamo e realizziamo ha una sua storia, una propria identità. Ed essere soddisfatti per la resa di un rendering al termine di una lunga modellazione è forse il momento più bello quando si parte da un nuovo concept. Ma il momento più esaltante è vedere finalizzato in un cantiere navale il proprio lavoro, osservando la crescita e toccando con mano quello che mesi prima avevi disegnato.